Non è affatto un mistero. Quando siamo in casa, stranamente, lo sportello delle merendine diventa più accessibile. Figuriamoci, dopo una quarantena di quasi 3 mesi in cui siamo stati costretti a rimanere in casa senza uscire, con tutte le limitazioni di divertimento, lo sportello dei dolci è diventato molto più accessibile. Ed è così che è partita la mia quarantena. Per la prima settimana io ho divorato crepe alla Nutella con panna fatta in casa ogni sera. 3, 4, 5 per una settimana. Poi, fortunatamente, un meccanismo di autodifesa mi ha bloccato, mi ha rimesso in carreggiata e ho ricominciato ad allenarmi seriamente, come se dovessi mantenere i miei impegni di wrestling, che ovviamente erano tutti saltati, quindi mi sono messo in riga. E in quarantena ho perso la bellezza di quasi 8 kg. Guardate qua che spettacolo, il petto bello disegnato e si muove pure, balla ancora. E sostanzialmente questo è accaduto seguendo tre principi fondamentali che condividerò con voi e che porterò nella mia accademia, perché sono sicuro che troverò i miei allievi in un bagno di lardo, perché già erano cicciottelli prima e gli piace mangiare. Consiglio numero uno, il più scontato: mangiate meno, è essenziale, mangiate meno, se mangiate meno perdete peso. Consiglio numero due, diversificate l'allenamento. Non avendo pesi in casa, ho dovuto scegliere modi diversi per allenarmi, quindi corpo libero a circuiti e saltare la corda. Questo ha fatto una tremenda differenza. Consiglio numero 3, nello sportello dei dolci non metteteci più i dolci, via i cibi domino. I cibi domino sono quelli che quando ne mangi uno e caschi, cascano tutti gli altri. Ne prendi uno e non puoi fare a meno di prenderne degli altri. Questi sono sostanzialmente le merendine e gli zuccheri. E per quanto riguarda il consiglio più scontato, quello di mangiare meno, quello che mi ha aiutato veramente tanto è stato prendere un piatto. Ovviamente non quelli per la pasta, ma piatto, proprio un piatto piatto, scusate la ripetizione, e suddividerlo in schemi, di modo da avere la parte più abbondante riempita dalle proteine e le altre due parti di pasta e verdura. Questo viene chiamato piatto unico, e quello è quello che dovevo mangiare. E sostanzialmente le calorie si riducono e quindi ovviamente cala il peso e si possono vedere cambiamenti tangibili in anche 2 o 3 settimane. Questi saranno i metodi che porterò ai miei allievi e se possono essere utili anche a voi per perdere un po' di lardo di troppo, beh, ben venga e viva i muscoli e viva la magrezza. La la la.